Benvenuti, oggi parliamo di illuminazione in Cycles. Che cos'è l'illuminazione? Allora, prima di parlare di illuminazione dobbiamo parlare delle fonti di luce. E come si definisce una luce? Allora, i parametri principali per definire una luce sono l'intensità, il colore e il tipo di ombra che va a proiettare. Questo ci porta ad avere un range differente di luci che possiamo ottenere con i quattro basilari tipi di luci in Cycles. Però prima di andare a vedere come il computer va a interpretare la luce, dobbiamo andare a vedere come si comporta realmente questa luce. Il primo tipo di luce che andremo a vedere è il point light. Per aggiungere una luce basta fare add light e qui abbiamo i quattro tipi di luce. Io per comodità li ho già aggiunti in una collection che ho chiamato light e vedremo man mano. Attiviamo il point light e vediamo subito che viene creata appare una luce, questo pallino che indica la nostra lampadina, e nella visuale di rendering vediamo gli effetti di questa luce. Sul pannello qua sulla destra abbiamo tutte le impostazioni delle varie luci, quindi quando noi andremo a selezionare le altre luci avremo a disposizione i diversi parametri a seconda delle luci. Ma vediamo insieme come si comporta una point light. Allora, una point light va a simulare una classica lampadina. Adesso in questa foto vediamo una lampadina a bulbo ed incandescenza che sono praticamente sparite, però quello che possiamo andare a vedere è una lampadina, cioè un tipo di luce omnidirezionale, quindi la direzione dei raggi parte dal centro e si espande in tutte le direzioni. Questo cosa va a fare? Va a creare un tipo di va a creare un'ombra su tutte le superfici, cioè dietro le superfici in cui va a contatto. Quindi, se noi andiamo a spostarla, sia da dietro che da davanti che di lato, lei andrà a proiettare la luce e andrà a creare un'ombra dall'altra parte. Dicevamo, i parametri principali per stabilire il tipo di luce che vogliamo utilizzare sono il colore, quindi possiamo creare il classico effetto di una lampadina sul giallognolo o qualsiasi altro colore noi vogliamo, la potenza, qua Blender ci mette a disposizione i watt. Dobbiamo ricordarci che la potenza di una luce varia a seconda della scala del nostro progetto. Se abbiamo lavorato con una scala corretta, in questo caso ad esempio questo pezzo qua misura circa 2 metri di altezza, quindi la scala non è perfettamente allineata a quello che è la realtà. Quindi questa luce a 10 watt è come se andasse a misurare un oggetto di circa 9 metri. Quindi una lampadina di 10 watt che va a illuminare un oggetto di 9 metri non va a creare quello che ci interessa. Possiamo quindi andare a impostare una scala per questo oggetto leggermente più bassa e quindi se questo oggetto fosse alto 1,80 m, come possiamo vedere, l'illuminazione adesso è più plausibile, come se nella realtà ci fosse realmente una lampadina da 10 watt appesa. Volendo possiamo anche andare semplicemente ad aumentare la potenza, ad esempio a 50 watt, e vediamo che la luce è più intensa. Quindi ricordiamoci che l'intensità della luce dipende dalla potenza e soprattutto dalla scala della scena. L'altro valore fondamentale di una luce è la sua ombra. La forma dell'ombra che viene creata dipende dalla dimensione del punto di luce. Idealmente, più il punto di luce è piccolo e più netta sarà l'ombra che andrà a venire creata. Per assurdo, una luce a zero viene
con dimensione 0 va a creare un'ombra nettissima. Cos'è che va a creare un'ombra nettissima? Va a creare un'ombra nettissima, ad esempio, il Sole. Il Sole, siccome è lontanissimo, viene idealmente considerato come un piccolo puntino di luce ad una potenza incredibile. Quindi noi in una giornata di sole pieno andremo ad avere delle ombre che ci sembrano nette, anche se in realtà non sono proprio nette. Di contro, se noi andassimo a installare una di quelle lampadine con un grosso diffusore, più grande è il diffusore, più la luce viene attenuata e quindi più l'ombra diviene sfumata. Quindi referenze alla mano e andiamo a creare un punto di luce che sia coerente con quello che noi vediamo nella realtà. Prendiamo questa luce e andiamo a attivare il secondo tipo di luce, lo spot. Una luce spot è simile ad una luce di tipo point, solo che invece di propagarsi omnidirezionalmente, cioè su tutte le direzioni, viene soltanto propagata in questo cono di luce. Noi possiamo, oltre ad andare a scegliere, come dicevamo, il colore di questa luce e la sua intensità, immaginiamo che abbiamo un faretto da 200 watt che punta in questa direzione. Andiamo a dirgli ad esempio che il faretto non è grande un metro, ma sarà grande 20 centimetri magari. E possiamo andare a dirgli l'apertura delle alette di questo faretto. E quindi possiamo dire che è completamente aperto oppure leggermente chiuso. E in più possiamo andare a scegliere il tipo di blend, cioè di sfumatura che questo nostro faretto ha sui bordi. Questa funzione show con ci permette di vedere il cono di influenza nella 3D view. Un altro tipo di luce che andiamo a vedere è la sunlight. La sunlight, come dicevamo prima, è una luce considerata quasi puntiforme. Questo tipo di luce, a differenza della luce lamp, non ha un decadimento, quindi praticamente è uguale sempre in tutte le direzioni. Una sunlight proietta, è come se proiettasse un enorme fascio di luce in una direzione. Non importa la posizione in cui viene messa la sunlight, vedete, se io la metto sotto il soggetto, la sunlight continua ad avere l'influenza dall'alto. Quello che importa solo in una sunlight è la rotazione. Andando a ruotare la sunlight, come vedete, addirittura l'intensità diminuisce, proprio come se il sole tramontasse, fino a sparire del tutto. Possiamo decidere il colore della sunlight e possiamo decidere, oltre alla potenza, che di solito a 1 va più che bene, ma magari ci interessa un colore maggiore. Possiamo andare a decidere questo valore che viene definito l'angolo, però in realtà è la grandezza. E possiamo ad esempio andare a sfumarlo in base ad esempio se ci sono delle nuvole o meno sul nostro cielo. E il soggetto continuerà a mantenere un'illuminazione coerente. L'ultimo tipo di luce è l'area light. L'area light va a simulare i softbox. Quando si vanno a fare delle foto, ad esempio, soprattutto negli studi fotografici, vengono utilizzati dei softbox che sono delle luci con dei tessuti davanti molto bianchi e molto, che creano una diffusione molto elevata della luce. Questa diffusione permette di avere una luce molto morbida che va a illuminare quasi omogeneamente gli oggetti e va a creare degli effetti molto piatti di illuminazione. In questo caso vengono utilizzati magari in diverse posizioni per ottenere determinate illuminazioni su diversi lati e ottenere diversi effetti. Ma vediamo come si comporta l'area light in Blender. L'area light va posizionata vicino al soggetto. Va ruotata perché punta la luce solo in una direzione, vedete?
va a creare delle ombre molto morbide e soprattutto si va a diffondere sul nostro soggetto in maniera molto uniforme. Anche in questo caso possiamo regolare la potenza, ma la cosa più importante è che possiamo andare a regolare la dimensione. Se noi aumentiamo la dimensione con la modalità square, il nostro quadrato cambierà dimensione in base al parametro impostato. Col parametro rettangolo abbiamo la possibilità di utilizzare delle dimensioni differenti per la x e la y. Se noi andiamo a creare multiple area light, possiamo creare dei bei effetti di luce diffusa sul nostro soggetto, andando a variare magari l'intensità di una rispetto all'altra. E questi sono i quattro tipi di luci disponibili in Blender col motore di rendering Cycles. Esistono infinite modalità di combinazione di queste luci e il mio consiglio è quello di osservare delle fotografie e cercare di capire che tipo di luci hanno utilizzato o addirittura cercare su Google dei set fotografici e cercare di vedere dove sono posizionate le lampade, le softbox, eccetera, e ricordo che sono tutti tipi di luce che possono essere emulati tranquillamente in Blender. Basta ricordarsi i parametri principali che abbiamo utilizzato in questo tutorial. Bene, per oggi è tutto, grazie dell'ascolto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao!